Ok, quindi voglio dire, io ho già il filo sul lato, il filo sul lato del lavoro per lavorare a diritto, quindi non mi importa fare altro che passare la maglia da questo ferro a questo ferro e tu l'hai già fatto. Ora volto il lavoro, Passo il a questo filo in punto mezzo. faccio passare il filo in mezzo e poi passo di nuovo la maglia appena passata dal ferro sinistro al ferro destro. Non smettere di filmare e ti dico perché. Perché un errore che ho visto che fai te, Luisa, che ti manda in bomba, vorrei mettere a verbale mentre c'è questa registrazione. Intanto vorrei anche mettere a verbale che non serve contare mentre torno indietro, perché siccome io quando arrivo alla fine di ciò che sto facendo, me lo dice il fatto che finiscono le maglie colorate. Come fai a lavorare con questi ferri corti? Io non lo so. Ma perché hai le mani piccole, probabilmente, questa è la risposta. Io ho le manone, mi finiscono all'indice, praticamente. Non ho bisogno di contarle perché io so che sono arrivato alla fine. Quindi questo intanto il ritorno dopo la volge gira, io non ho bisogno di contarlo. Faccio Basta vedere che a a questo rovescio. punto faccio la maglia a rovescio. So che l'ultima maglia è a rovescio. È volto E volto tranquillamente. per continuare a lavorare. Dici. Quindi ora io ho fatto quello dove c'erano 11 diritti, se non mi ricordo male. Passo una maglia diritto, ultima maglia del ferro di ritorno sempre a rovescio, prima maglia sempre passata a diritto. Passo a diritto e faccio 9 diritti. 2. Okay. Ah, perché vanno a 2 meno 13, 11, 11. 4, esatto, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui mi trovo a fare famigerato a volge gira. Ho un Passo la dubbio, maglia. sarà giusto? Sì, perché io ho la maglia della volge gira, come diceva Samantha, si va di due in due, queste sono le due. Due. Infatti, ora faccio la volge gira ed è giusto che a questo punto mi rimangano due maglie. Precedenti a volge gira attuale. Volge gira attuale qui, però in sostanza le due maglie di divario sono queste. A questo punto volto il lavoro. Notare, questo è l'errore che fai te. A questo punto te lascio il filo per girare il lavoro. Male, Se ne va perché in io a malora. questo punto non so più dove cazzo Ecco. sono io, da che parte devo andare, qual è la direzione, aiuto Paolo! No, Paolo a casa non c'è. Quindi, se tu non lo lasci il filo, Luisa, io ho già fatto la volge gira. Guarda, non lo sto lasciando, eh. Poi se si allenta non è importante, ma intanto io guarda. Passo e mezzo, tanto lo dovevo fare. Ripasso la Ok? mano. E ripasso la maglia, ma non l'ho mollato il filo perché se lo mollo non so più dove sto andando, dove devo tenerlo. E lì, oh, vedrai, io non ho ragione, cioè non c'è un qualcosa che mi impedisce di voltare il lavoro, quindi lo posso continuare a tenere impugnato. A questo punto proseguo di nuovo fino in fondo, perché tanto fino in fondo devo arrivare a quel colore lì. E poi, a questo punto, poi Rovescio vorrei che tu lo bene. caricassi su YouTube Sì. questo video. Vorrei salutare mia mamma, mio cugino. Ok, qui di nuovo, prima maglia, hai visto, ho fatto l'ultima maglia a rovescio, prima maglia passata, ora avevo fatto 9, Faccio meno 2, sette. 7, 3, 4, 5, 6, 6 e 7. E qui a volge gira. Passo, non lascio questo filo. Questo è già È passato già di là il passato filo in 9. questo modo, poi Sì. può anche rimanere di qua, vedi, mi è rimasto di qua, e a questo punto io lo tengo, è attaccato, quindi non può fare altrimenti di andare lì. Ripasso la maglia sul ferro destro e vado avanti, cioè vado avanti, torno indietro, anzi, per meglio dire. Poi, ora ne ho fatte 7, dovrei avere l'ultimo ferro che dove ne faccio 5. Allora, tiferrini cortini e l'ultima maglia a rovescio. Giro il lavoro e faccio l'ultimo da 5 maglie, quindi un passato diritto, 1, 2, 3, 4, 5. Passo la maglia, passo. Cioè, scusami, volto il lavoro e contemporaneamente faccio passare il filo, perché vedi, Sì, è più comodo così, se tu capito? non togli Non mai devo il passare in filo, mezzo le cioè due ti si può maglie. allentare, a me ora si è allentato, io sono abituato a stare molto a costo, però intanto so che ho fatto la cosa giusta, lo riprendo, sta lì e continuo. Ripasso la maglia e di nuovo.
E ora devo fare l'ultimo ferro che praticamente mi riporta al fondo, all'inizio, che poi potrebbe essere e dopo fa quella all'inizio di curvetta lì zona, così, no? e dove io recupero il filo di principale, del colore Sì. principale, per tornare qui e poi proseguire col secondo modulo. Quindi faccio anche questo, così almeno Così ti filmo ecco, e esatto, e poi è poi completo, perché riprendi tutte le le cose maglie, no? lasciate a metà non le sopporto. Per questo faccio le tre di Bravo. notte. Allora, e quindi com'è qui? Ricontrollo per prima di dire Una passata dritta. tesserie. Allora, passata diritta, 3, 1, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, avvolgi e gira. E qui mi sa che c'è una maglia in più, perché ho sbagliato io a contare ora. 2, 4, 6, 12, 14. No, c'è una maglia in più, perché non può essere che io ne abbia due, ma perché una l'ho passata, 14 la lavoro, se sono su 16 me ne dovrebbe rimanere una sola. Ma io che Quindi cosa faccio, indifferente della notte? Allora, lavori qui, due no, insieme. allora sì, però me ne mancherà una qua in fondo, eh. Te lo Francamente. ricordi? Basta che te lo ricordi, Luisa. Perché non succede niente se ti manca una maglia in fondo quando arrivi all'ultimo modulo, oppure lo fai subito a questo successivo, non fai altro che la prima maglia, anzi lo facciamo magari, lavori due maglie nella stessa maglia. E hai recuperato una Non maglia fai che hai tolto qua l'aumento. da quelle che ti resterebbero qua giù. Se Okay. no poi ti Meglio farlo manca una maglia subito. comunque. Meglio farlo subito, però Sì, è dopo che una si scelta. ricorsa. Sarebbe meglio farlo In in fondo. fondo perché si mimetizza un po' di più, però chi se ne frega. Quindi lavorate insieme, passo la maglia come per lavorare, come per lavorare. Vedi che non lo tolgo io il dito, vedi? E così so che lo devo avvolgere intorno alla maglia, giro, prendo il ferro, tac. Lo ripasso. Non si muove. È più Sì, più facile sì. così. Ok, quindi ora di questo non ho più bisogno. Ah, quindi non lo ripasso.